veste, sono un socio iscritto di Maestri Mia e qui con me c'è Giovanni Armellin, che è il nuovo volto dell'associazione Muoversi, che si batte per l'autonomia di Mestre. Esatto. Andiamo subito, Armellin commercialista, 47 anni, sposato con figli e sì. Tanta voglia di impegnarsi. Assolutamente sì. E io sono un dottore commercialista, un professionista di Mestre, che ha lo studio principale a Mestre ma anche a Treviso e che abita nella città di Mestre e che ama soprattutto Mestre. Ringrazio innanzitutto Maestre Mia per lo spazio per spiegare le motivazioni del sì al referendum. Oltre ad essere appunto commercialista in Mestre, sono anche presidente di questa nuova associazione che promuove il sì al referendum del 30 settembre 2018. Allora andiamo subito al cuore, così spieghiamo un po' alle persone che ci seguono, perché si va a votare? Si va a votare perché 9.000 persone hanno raccolto le firme perché vogliono la ricostituzione e la rinascita del comune di Mestre, che era comune sino al 1926. Poi, senza alcuna consultazione referendaria, senza sentire la popolazione, nel 1926 un decreto fascista ha decretato l'unione con il comune di Venezia. Quindi insomma, neanche così tanti anni fa in realtà. Sono 92 anni in cui Mestre è accorpata al Comune di Venezia e purtroppo con i risultati che vediamo. Non si è sviluppato nulla, anzi purtroppo stanno morendo molte attività commerciali e non solo, e purtroppo il cuore della città, che dovrebbe essere il cuore pulsante di qualsiasi città, vediamo che è degradato, ci sono molti negozi chiusi e questo porta a povertà alla città. Chi siete? Siamo tanti mestrini che amano la città di Mestre, che amano anche Venezia, perché Venezia, non dimentichiamoci, è comunque una città importante, è una città che non si può non amare perché è una città bella, è una delle più belle città al mondo, però nello stesso tempo viviamo, operiamo a Mestre e vogliamo che la nostra città possa svilupparsi e collaborare con la città di Venezia, perché sono due entità completamente diverse. Un dato ho sentito che spiegava l'altro giorno che colpisce molto: noi rappresentiamo, Mestre rappresenta il 21% dei residenti, dei cittadini della città metropolitana, un dato che fa riflettere. Esattamente, cioè noi ci troviamo in una situazione particolare, nel senso che la città di Mestre rappresenta il 21% della popolazione della città metropolitana, l'ex provincia di Venezia, e non ha nessuna voce in capitolo e non conta assolutamente nulla, mentre comuni come Teglio Veneto e Annone Veneto, nei cui confronti non ho nulla, ma che hanno qualche migliaio di abitanti, contro i 180.000 che vivono e operano a Mestre e Marghera, che di fatto non sono rappresentati. Chi rappresenta Muoversi e lei? Muoversi rappresenta un'associazione che vuole riscattare la città in primo luogo, che vuole portare sicuramente, significare che il sì è l'unica soluzione per risolvere i problemi di Mestre, e non solo di Mestre ma anche di Venezia, perché ci sono molti amici veneziani che vogliono ricostituire il comune di Venezia come lo era prima del 1926, quindi che gestisca tutto il territorio e soprattutto le isole, perché Venezia è rappresentata dall'acqua, Mestre è rappresentata dalla terra, sono due elementi completamente diversi, i trasporti sono diversi, i problemi sono palesemente diversi. E riportare al centro i cittadini, cioè Muoversi rappresenta quell'associazione che vuole riportare al centro i cittadini, quello che la politica fino ad oggi non ha mai fatto. Il peso fiscale di cui si lamentano i cittadini sì. È una realtà? Assolutamente sì, purtroppo molto spesso questa notizia ogni tanto si vede sui giornali ma non viene mai approfondita. Purtroppo noi viviamo in una città, Mestre, che paga il doppio della tassa rifiuti rispetto a Spinea, a Marcon, a Mirano. Questo per quanto riguarda le abitazioni di 100 metri quadrati con tre componenti, perché la tariffa Tari, non voglio annoiarvi con concetti fiscali, è commisurata ai metri quadrati e ai componenti. Questo per le abitazioni, per le persone residenti. Quindi noi ci troviamo in una situazione che siamo penalizzati rispetto a tutti i residenti di Spinea, Marcon, Mirano. Per non parlare dei negozi. Per non parlare dei negozi, perché la cosa assolutamente assurda è che a Mestre paghiamo due o tre volte tanto della tassa rifiuti a seconda della tipologia di attività. Faccio un esempio:
Un ristorante, una pizzeria di 250 metri quadrati che sia a Mestre o a Venezia paga 13.500 euro all'anno, cioè 13.500 euro all'anno contro i 4.048 che paga in un anno lo stesso ristorante, la stessa pizzeria con gli stessi metri quadrati a Milano. Il che vuol dire che è scientificamente provato da dati economici e dalla tassazione attuale che si vuole far morire questa città. Ed è una cosa desolante e triste. Perché la politica è da sempre contraria all'autonomia dei due comuni? Perché partiamo dal principio che la politica ha perso il contatto con i cittadini, non fa più l'interesse dei cittadini, è diventata autoreferenziale, vuole mantenere il potere, vuole dominare i flussi e soprattutto le ingenti risorse economiche, ma non nell'interesse dei cittadini. Perché se ci fosse l'interesse effettivo dei cittadini, a Mestre e a Venezia dovremmo pagare meno di tassa rifiuti e di IMU rispetto a tutti gli altri comuni anche vicini. Perché allora avremmo sicuramente il turismo che porterebbe ricchezza, cosa che in realtà per i cittadini non è. Porta volano per molte attività, i cittadini a Mestre non ne beneficiano e nemmeno a Venezia, perché a Venezia i residenti si trovano in una situazione che non possono nemmeno muoversi per le calli. Quindi un turismo che di fatto non porta una situazione sicuramente di vivibilità per la città di Venezia. Quali sono i vantaggi, in due parole, che avrebbero Mestre e Venezia? I vantaggi si possono riassumere nel fatto che, essendo due città completamente diverse, palesemente diverse, avrebbero due amministrazioni distinte, avrebbero due sindaci che sono dedicati. Oggi abbiamo un sindaco part-time che si dedica alle problematiche di Venezia e che si dedica alle problematiche di Mestre. Ma cos'è in comune, voglio dire, l'isola di Caromà o piuttosto Tarù? Cioè, sono a decine di chilometri di distanza. Una è sulla laguna e l'altra è sulla terra e hanno completamente problemi diversi. Tarù è attaccata a Scorzè, cioè stiamo parlando di cose completamente diverse. Ma non solo, dobbiamo riportare Mestre al centro, rappresenta tante persone, tanti cittadini, 180.000 persone all'interno della città metropolitana, che appunto rappresenta il 21%, deve avere un'adeguata amministrazione che gli dia e che soddisfi i bisogni di questa collettività. Non possiamo vedere che Mestre si è spopolata non solo da un punto di vista dei residenti, perché siamo passati da più di 210.000 abitanti a 180.000, ma abbiamo fatto morire tutto il tessuto economico, commerciale, produttivo. Porto Marghera è morta, il commercio in centro a Mestre è morto. Allora, quando si parla dei concetti di geografia economica che ho studiato, e c'era un bravissimo professore a Ca' Foscari, si chiamava Gabriele Zanetto, che purtroppo è scomparso, parlava dello sviluppo di una città che si sviluppa a cerchi concentrici. Beh, se noi, e quindi il centro diventa il centro della città, il centro più importante, abbiamo fatto morire il centro, ma facciamo morire tutto il resto della città, ed è questa la cosa più triste. Le persone sono preoccupate anche di che fine faranno queste 29 partecipate. Allora, appunto perché sono partecipate, sono delle società di capitale, quindi sono delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata. Il capitale di queste è rappresentato da quote o da azioni. E come tutte le società di capitali, nel momento in cui viene individuato, viene così costituito il Comune di Mestre, le partecipazioni andranno al Comune di Venezia, una parte al Comune di Mestre. Nel caso del criterio di suddivisione del patrimonio, della recente autonomia del Comune di Cavallino rispetto a Venezia, che è un esempio veramente importante comunque da riproporre, è che le partecipazioni vengono divise sulla base di due criteri stabiliti dalla regione, che sono il numero di abitanti e l'estensione territoriale. Sostanzialmente noi abbiamo una situazione di questo tipo, che Mestre ha più abitanti, 180.000 contro gli 80.000 di Venezia e isole. D'altro canto abbiamo l'altro criterio che invece è dell'estensione territoriale, quindi Venezia è più grande perché considera tutta la laguna e Mestre è un po' più piccola. Quindi sostanzialmente le partecipazioni verranno divise 50 e 50. Ricordiamo che Veritas gestisce
i rifiuti, quindi il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in tutta l'ex provincia di Venezia, compresi anche i comuni della provincia di Treviso, di Mogliano, e sostanzialmente gestirà la stessa cosa all'interno con la ricostituzione del comune di Mestre, che sarà il 45esimo comune della città metropolitana, gestirà la stessa cosa, ma con costi assolutamente inferiori. La metà, perché il costo di Mestre è sicuramente molto più basso di raccolta rispetto a Venezia. Non solo, avremo dei benefici anche in termini di imposta municipale, di IMU, perché noi stiamo pagando IMU commisurata a rendite catastali agganciate a quelle di Venezia, che sono sicuramente elevate, ma per assurdo che cosa succede? Siccome siamo nella stessa zona censuaria, alla fine paghiamo molto di più a Mestre che piuttosto che a Venezia. Porto, aeroporto, un altro cruccio che sta a Sì. cuore a A molti. porto e aeroporti innanzitutto sono gestiti da autorità che non sono comunali. Allora, innanzitutto il porto è gestito dall'autorità portuale. Le nomine degli amministratori dell'autorità portuale vengono effettuate direttamente dal Ministero dei Trasporti. Non può avere voce in capitolo il comune, quindi il porto è un terreno demaniale. Lo stesso vale per l'aeroporto, cioè i terreni su cui si sviluppa è demaniale. E la gestione, attenzione, è di una società privata che ha la concessione, che in questo caso è la SAVE, che gestisce anche l'aeroporto di Treviso. Quindi di fatto non cambierà assolutamente nulla. Ricordiamo che l'aeroporto di Malpensa si trova non all'interno del comune di Milano, ma si trova all'interno di comuni che sono all'interno della provincia di Varese. Quindi non cambierà assolutamente nulla. Nessuno mette le dogane, né tantomeno mette il filo spinato. Casino. Il casinò, anch'essa è una società partecipata perché è rappresentata anch'essa da azioni, come tali queste azioni verranno suddivise tra i comuni di Mestre e di Venezia, quindi tutte e due i comuni avranno delle partecipazioni azionarie, rimarrà tessera perché molto semplicemente la gente non ricorda una cosa molto importante. Primo, che la sede principale del casinò è a Venezia, a Cavedramini. La sede secondaria, tessera, quindi sarà all'interno del comune di Mestre, ma no, nessuno si ricorda più che fino al 2013 il casinò di Venezia gestiva anche la casa da gioco di Malta. E allora io dico che problemi ci sono? Nessuno, perché se il casinò di Venezia gestiva anche il casinò di Malta, averlo anche al di fuori del suo territorio comunale, che attenzione è all'interno della città metropolitana di Venezia, non cambierà nulla e nessuno verrà licenziato. E il biglietto? Quanto potrà costare il biglietto dell'autobus? Allora, anche qui bisogna fare molta chiarezza, molto semplicemente non cambierà nulla. Perché non cambierà nulla? Perché avremo la stessa società che fornirà i servizi, che è ACTV, che è controllata da UM Spa. Non cambierà nulla perché la ricostituzione del comune di Mestre vuole essere per i cittadini, per non aumentarne i costi, per diminuire le tasse e perché la società gestirà i trasporti urbani e interurbani con le stesse tariffe attuali, né più né meno. Se ci dovesse essere la vittoria del sì e quindi dell'autonomia, che conformazione, con come si classificherebbero, diciamo, all'interno della città metropolitana Mestre Comune e Venezia Comune? Allora, in che senso, come si classificherebbero in termini di abitanti, in In termini di... termini, diciamo, politico-amministrativi. Ma assolutamente Venezia manterrà il titolo di capoluogo di regione. Sarà il comune della città metropolitana più importante, non per numero di abitanti, per carità di Dio, ma sarà il fulcro di tutta la città Per prestigio metropolitana, anche, per sì. prestigio assolutamente. Nessuno, tra l'altro, il fatto di suddividere due comuni significa amministrare meglio, ma non si vuole sottrarre nulla a Venezia, né per prestigio, né per storia, né per nulla, ma si vuole amministrare sia Venezia che Mestre in maniera migliore, quindi dare due sindaci e dare maggior valore, non minor valore. Come facciamo quindi a far riapparire il nome di Mestre nei documenti, nella carta d'identità, nel codice fiscale?
Sicuramente ricostituire comuni di mestre significherà per chi è nato a mestre avere il codice fiscale. Io ricordo che fino ai primi anni 90, per chi è nato nel 70 come me, avevo il codice fiscale F159, cioè per assurdo il comune di mestre esisteva per l'Agenzia delle Entrate, ma non esisteva per il comune stesso, cioè quindi F159 identifica il comune di mestre. Io vorrei ritornare a quello perché io sono nato a mestre, ho vissuto a mestre. Io per assurdo ho studiato a Venezia ma non la conosco, non sono in grado di muovere con facilità, ma non perché ho nulla contro Venezia e i veneziani, ma perché non è la mia città. Primo. Secondo, per quanto riguarda chi sarà nato a Mestre e avrà scritto comune nato in comune di Mestre, chi è nato a Venezia manterrà il comune di Venezia, non cambierà Ora nulla. ritorno sinteticamente alla domanda di prima. Perché tutta questa contrarietà all'autonomia dei due comuni, secondo lei, da sempre? Questa contrarietà all'autonomia dei due comuni nasce un po' forse da un lato perché c'è una mancanza di informazione corretta e questo è il mio cruccio più importante, ecco perché mi sono messo in gioco e voglio cercare di far capire alle persone e far conoscere i vantaggi e che di fatto problemi non ce ne sono. Le questioni che vengono poste, che sulle partecipate, sui biglietti, sono dei problemi risibili. Il vero problema è rilanciare le due città, cioè Venezia deve ritornare a ripopolarsi, deve cercare di gestire i flussi turistici che la fanno morire, Mestre deve ritornare ad essere quella città che ha delle infrastrutture incredibili, cioè è l'unica città del Triveneto che ha tutto il porto, l'aeroporto, è un nodo autostradale, ferroviario incredibile e stiamo qui a parlare del disastro e del degrado e della decadenza di Mestre da 20-30 anni. No, io non ci credo, questa è una città che deve rinascere e rinascerà con il sì al referendum. Se dovessi lanciare un appello per il 30 settembre. L'appello è molto semplice, chi ama Mestre e chi ama Venezia deve votare sì. Perché votare sì significa amare le città di Venezia e le città di Mestre in contemporanea, perché le due città ritorneranno a vivere, ritorneranno a ripopolarsi, ritorneranno a riscattare dal punto di vista economico, produttivo e commerciale entrambi, collaborando meglio, cosa che attualmente non avviene. E voi volete collaborare con tutti? Assolutamente sì, non solo con Venezia, ma con tutti i comuni limitrofi, perché la forza anche dell'attrattività di Venezia è quella di creare un tessuto territoriale che accoglie i turisti non solo a Venezia, ma anche in tutto il territorio, perché ricordiamoci che Venezia è al centro di una regione molto importante, la prima turistica in Italia, ma che non ha solo Venezia, ha molte altre cose e noi i turisti, per non appesantire troppo Venezia, dobbiamo distribuirli in tutta la regione, perché sicuramente il futuro e lo è già, è il turismo, però non può essere solo il turismo, perché la monocultura turistica invece di arricchire farà morire le città ed è questo il problema, dobbiamo farle sviluppare sotto tanti altri punti di vista. Va bene, ringraziamo moltissimo Giovanni Grazie Ermellin, a voi. che d'ora in poi troverete anche in giro nei banchetti per la Certo, piazza, ovunque ci sia bisogno. grazie. Sono Marta Arti, co-socia di Mestre Mia, e qui con me c'è Paolo Cuman, consigliere del PD di Mestre, in questo caso in questa veste, portavoce di un unico grande comune, quindi il movimento neonato per l'unione dei comuni del grande comune di Mestre Non per Venezia. l'Unione, per le rimanenze Certo. dell'Unione. Allora, la prima domanda è perché si va a votare? Ma perché ogni tanto qualcuno si ricorda di questa antica divisione dei comuni e pensa che sia possibile amministrare meglio due comuni diversi che un comune unico. Questa convinzione è stata più volte, per 4 volte respinta. L'ultimo referendum ha avuto, se non sbaglio, il 38,3% di affluenza, quindi non ha neanche lontanamente raggiunto il quorum. Questa per noi era una risposta più che sufficiente. Purtroppo, come le onde, le cose ritornano. Perché risorge come un'onda? Ma perché evidentemente ci sono, perché nessuno nega che ci siano dei problemi. Il comune di Venezia è un comune particolare di difficile gestione, che ha bisogno di interventi importanti e soprattutto di amministratori di alto livello.
essendoci questi problemi, ogni tanto sorgono queste convinzioni che, riducendo le due realtà, si riesca a gestirle meglio. In realtà, a mio avviso, a nostro avviso, la cosa diventerebbe ancora più complessa, perché i due territori sono interconnessi, hanno un sacco di cose in comune, un sacco di tradizioni, di economie in comune, che se gestiti diversamente sarebbe disastroso. Pensate solo a quello che potrebbe succedere, facendo un po' in piccolo il parallelo tra l'attuale situazione tra il comune e le municipalità, se per ipotesi la Venezia va al centro-sinistra e Mestre va al centro-destra, quali conflitti nascerebbero? Io credo che un territorio così non possa, al di là che sia destra o sinistra, essere amministrato da un'unica amministrazione. Però anche all'interno della città metropolitana ci sono comuni di diverse, diciamo, diversi colori, eppure sono tutti attualmente, tra virgolette, sotto Venezia. Ma è completamente diverso, perché proprio il territorio nostro, e magari poi lo spiegherò meglio, è assolutamente interconnesso sia a livello culturale sia a livello economico. Certo. Chi siete come movimento? Chi rappresentate? Beh, il movimento è fatto da cittadini comuni, al di là della mia piccola microscopica carica di consigliere di municipalità, da persone comunissime, dall'impiegato all'imprenditore, al pensionato, alla casalinga, e un centinaio di fermatari che abbiamo, a tutte le provenienze, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista appunto professionale. Ci sono veneziani, ci sono mestrini, ci sono vicentini come me, io sono Laura Fincato, abito qua da 40 anni, siamo io e Laura Fincato, che ha firmato il documento, siamo vicentini, come ci sono probabilmente degli stranieri che sono veneziani e continuano ad essere magari più di qualche veneziano. Quali sono i vantaggi nel rimanere un unico grande comune come siamo, in poche parole? Beh, ma più che i vantaggi, cioè, ne abbiamo già detti, se noi accettiamo il fatto che questo è un territorio interunito, interconnesso, anticipo una cosa che volevo dire dopo. Nel 600 c'è una bellissima canzone, narra di un pescatore o di un battagliere, non lo sappiamo, che parte con le fugasse da Marghera, va a piedi a Fusina, prende il batterino da Scopo, va alla Giudecca, va in pescheria a Rialto, si trova con Buraneo, va all'Orto degli Ebrei, eccetera, eccetera. Cioè, già allora era un territorio unico, culturalmente, economicamente. Cioè, questa piccola canzone, che tra l'altro è bellissima, Peregrinazione in Lagunari, racconta di un territorio e di una popolazione che viveva, ed era già non solo un comune, ma era un territorio unico. Venezia è una città che vive nella laguna, Mestre è una città sulla laguna, ma entrambi sono assolutamente unite da quel stupendo ambiente, oltretutto stupendo non solo da un punto di vista estetico, ma foriero di possibilità anche economiche, che è la laguna. Quindi non, secondo lei non è vero, come sostiene chi invece è per l'autonomia, che Venezia è città d'acqua e Mestre invece è città di terra? È esattamente il contrario. Pensiamo in questo caso a Mestre. Mestre cosa sarebbe se non esistesse la laguna? Non esisterebbe Fincantieri, non esisterebbe il Däniken, non esisterebbe tutta l'area industriale, non esisterebbe il porto, tutta l'area industriale di Mestre, e quindi di Marghera, esiste e ha fatto la ricchezza in un certo periodo di questa città, perché c'è la laguna. E
qualcuno mi dice che il maestro è terraferma. Oltretutto, fortunatamente, ricordando della grande idea di Gaetano Dazzetto del Parco di San Giuliano, finalmente anche della parte, chiamiamola ludica e culturale, col Parco di San Giuliano si ricomincia a vivere sulla laguna. I cittadini di Mestre si sono accorti di questo splendido ambiente naturale che abbiamo e che dobbiamo difendere, che è nostro quanto veneziano e che ci unisce. In caso di vittoria dell'autonomia, cosa accadrebbe del porto e dell'aeroporto? Ah, questo, cioè, i nostri amici autonomisti presentano con la cosa con un'aurea di semplicità assoluta. Viceversa, sarà una cosa estremamente complessa, estremamente difficile da gestire. Cavallino ha avuto sicuramente dei vantaggi nella separazione, ma parliamo di una realtà veramente molto diversa. Ma tuttora non sono ancora conclusi tutti gli iter di divisione del capitale, di debiti, eccetera, eccetera. Siamo ancora per finire quella parte. Immaginatevi cosa sarà una divisione economica amministrativa di Mestre con Venezia. Ce la porteremo avanti per decenni, se non di più. Battaglie legali. Con battaglie legali tra un comune e l'altro, ripeto, rievocando quello che ho detto prima, pensa se capitano due amministrazioni di colore diverso, disastro. E le partecipate? È lo stesso, è tutto uguale, cioè la problematica è quello, proporre la separazione. La separazione si propone per risolvere alcuni problemi, che ci sono. Lo spopolamento di Venezia c'è, non è che non esiste. La desertificazione commerciale di Mestre c'è, non è che non esiste. C'è la perdita, abbiamo parlato prima di Porto Marghera, la perdita di posti di lavoro enorme che c'è stata a Porto di Marghera. Ma queste sono cose che non hanno nulla a che fare col fatto che ci siano uno o due comuni. Sono indotti da fenomeni completamente esterni. Cioè, Venezia in base al turismo, perché il mondo è cambiato. Un cinese che una volta non arrivava mai qua, oggi arriva in 24 ore. Arriva il russo, arriva il messicano. Prima non arrivavano, prima era più facile gestirlo. La disinfrazione commerciale. Abbiamo aperto, ricordo che sono responsabilità della regione, centri commerciali in tutte fuori le mura. Ma anche quelli andranno a rischio, perché il commercio sta cambiando pelle. Quello che sta succedendo è che il commercio prima ha cambiato pelle trasferendosi sui centri commerciali e poi sta trasferendosi sul web. Quindi dobbiamo rivedere tutto il concetto di commercio e questo non c'entra assolutamente niente con la separazione. La desertificazione commerciale sia a Mestre come a Treviso, come a Padova, come a Vicenza, come a Rovigo, come a qualsiasi altra città d'Italia. È un problema che non ha nulla a che fare. Del casinò cosa potrebbe accadere? Beh, sentivo ieri che Campione è andato comune di Campione è andato in bancarotta perché il casinò non rende più. Il casinò anche qua, con l'avvento del web, io temo proprio che il casinò non sarà più una gran risorsa. Può essere che qualche bravo gestore riesca a mantenerlo in piedi, a dargli una sua funzione, però se è crollato quello di Campione, che andava molto meglio di quello di Venezia, penso che il problema del casinò si risolverà purtroppo da solo. Quali sono i punti principali in pillole del vostro manifesto? Noi insistiamo su una cosa, prima di tutto, sul fatto che esiste una cultura comune tra terraferma e Venezia, cultura comune data dal fatto che migliaia di veneziani si sono trasferiti da Venezia a Mestre per problemi economici, semplicemente perché Mestre costava di meno.
o perché gran parte degli appartamenti a piano terra sono diventati inabitabili per la qualità del vivere, perché c'è l'acqua alta, o perché gli appartamenti di Venezia non sono della qualità di vita che si pretende oggi. Venezia non potrà più ospitare 140.000 abitanti come era. Se va bene con gli standard abitativi che esigiamo oggi, col tipo di appartamenti che vogliamo e giustamente li vogliamo, potrà ospitare 70-75.000 abitanti, ma non tornerà mai, perché quei 140.000 abitanti, se noi guardiamo guardarsi le fotografie di inizio secolo, sì, c'erano, ma c'era anche tanta miseria, tanta povertà. Forse è il caso di rivedere anche certe richieste, dobbiamo ripopolare Venezia, certo, ma a che limite ha oggi come oggi una città come Venezia col suo tipo di costruzioni che non possono essere toccate e riviste più di tanto? 70-75 milioni di abitanti, non di più. C'è anche chi sostiene che la pressione fiscale potrebbe diminuire con l'autonomia, le tasse essere livellate, magari essere più basse. Lì c'è il discorso di vasi comunicanti, quello ho sentito i discorsi che si fanno sulla tassa di immondizie, eccetera. La tassa di immondizie perdiamo, sui trasporti ci guadagniamo rispetto al contatto con la terraferma. Si possono anche vedere delle variazioni di spesa in base alla localizzazione, ma non è certo quello il problema che ci fa pensare di separarci. Cioè, ripeto, è una medicina che rischia di essere, la separazione è una medicina che rischia di essere più pericolosa della malattia. Le malattie ci sono, però, e vanno affrontate con amministrazioni di alto, altissimo livello. Se dovesse lanciare un appello in caso di referendum per portare i cittadini a votare per lo status quo, quindi per l'Unione, cosa direbbe? Ma semplicemente che siamo quello che siamo, che dobbiamo riscoprire, da Mestrino in questo caso, la nostra venezianità, nel senso che noi siamo del territorio di Venezia e questo è una ricchezza da tutti i punti di vista, una ricchezza che Mestre da sola non avrà mai. Io spesso vado a trovare mia suocera, un paesetto di Chiampo, 16.000 abitanti. La piazza di Chiampo non ha nulla da invidiare alla piazza Ferretto di Mestre. Questa è purtroppo una realtà urbanistica nostra, cioè Mestre non ha saputo o voluto trovare una trasformazione che l'abbia resa un grande centro abitato. È rimasta purtroppo, ricordiamo che la separazione, c'era il comune di Mestre, Zellarino, Favero, Chirignago, quelli sono stati i comuni che sono stati unificati, non il comune di Mestre. E nel 23, questo è capitato nel 26, nel 23 erano stati accorpati Murano e Burano. Nell'883 mi pare era stato accorpato a Venezia e Mazzorbo. Quindi è una constatazione che quei territori dovevano essere governati insieme e devono continuare a essere governati insieme, perché il dividere comporterà una difficoltà enorme sia nella realizzazione pratica. Dopodiché le due città rischiano di cadere nei loro reciproci difetti e non di risolversi creando dei pregi. Ringraziamo moltissimo Paolo Kuman, portavoce e responsabile volto di un unico grande comune. Grazie. Marta Artico, sono qui in veste come associata di Mestre Mia e qui con me alla mia destra c'è Paolo Kuman, rappresentante dell'Unione dei Due Comuni, e Giovanni Armellin, che invece è per l'autonomia. Iniziamo subito con Armellin.
Perché votare sì all'autonomia? Innanzitutto perché abbiamo due città completamente diverse, palesemente diverse, una d'acqua e una di terra. Ricordiamoci che Mestre era comune fino al 1926 e sostanzialmente in questi 40 anni dalla celebrazione del primo referendum in poi abbiamo avuto un continuo degrado della città di Mestre, un continuo abbandono che ha portato alla desertificazione commerciale e produttiva, perché ricordiamoci che la parte produttiva è rappresentata da Porto Marghera e nessuno ha fatto nulla, ricordiamoci che in Piazza Ferretto ci sono 20-30% dei negozi chiusi, allora io mi chiedo se errare è umano, ma perseverare è effettivamente diabolico, delle soluzioni vanno trovate, l'unica soluzione che ci ha dimostrato la storia e gli eventi è quella di creare un'amministrazione dedicata, un sindaco dedicato, che non sia un sindaco part-time, perché ci sono due realtà diverse, una d'acqua e una di terra, che hanno trasporti, esigenze, bisogni diverse, dove per Venezia ad esempio abbiamo 54.000 abitanti e ne perde 1.000 all'anno, mentre Mestre si sta anch'essa spopolando e sostanzialmente non ha una sua identità produttiva, economica. Ma parliamo dell'unica città del Triveneto che ha tutte le infrastrutture e nessun'altra città del Triveneto ha aeroporto, porto, nodo autostradale e ferroviario. È incredibile che non riusciamo a farla sviluppare. È evidente che qui manca un'amministrazione dedicata. Come? Perché invece dobbiamo rimanere uniti? Perché contrariamente a quello che viene detto, Mestre è una città sull'acqua, sulla laguna, mentre Venezia è una città nella laguna. Entrambe le città, entrambe il territorio sono unite intrinsecamente dalla laguna. La laguna è la cosa che fa vivere sia l'una sia l'altra. Quello che abbiamo parlato, le grosse realtà economiche di Mestre e di Marghera, quindi, sono tutte sull'acqua. Sono nate perché c'era l'acqua, perché c'era la possibilità di avere un porto e si è sviluppato per quella ragione. Altrimenti non ci sarebbe stato lo sviluppo industriale che c'è stato, che ha portato per un certo periodo la ricchezza nella zona. La crisi attuale c'è e c'è tutta e ci sono anche sicuramente enormi errori fatti dalle passate amministrazioni. Ma le cause della desertificazione commerciale di Mestre e della perdita di abitanti di Venezia non sono minimamente toccate dal fatto che sia amministrato da un solo comune. Sono cause esterne. La crisi commerciale e la crisi industriale sono dovute a una trasformazione dell'industria da un lato, non solo Mestrina, ma di tutta Italia, di tutto il mondo, e del commercio dall'altro. La causa della perdita di abitanti di Venezia è dovuta al fatto che gran parte degli appartamenti non erano più abitabili e quindi si sono dovuti trasferire a Mestre, che era più economico trasferirsi a Mestre. Sono cause che non hanno nessuna nesso con due o un comune. D'accordo, allora quali i vantaggi Cuman della vittoria del no e quindi dell'unione nel suo caso? In realtà non c'è nessun vantaggio, c'è solo la permanenza della possibilità, della necessità assoluta di amministrare un territorio così intrinsecamente legato a livello culturale. Ricordiamo che qua noi a Mestre festeggiamo il Boccolo, festeggiamo il Redentore, io sto organizzando il Disneyland della Storica in Parco della Bisuola proprio il prossimo mese, cioè tutta una serie di tradizioni che sono comuni e che coinvolgono tutta la città e tutta una serie di infrastrutture, porto, aeroporto, eccetera, trasporti, che separarle sarà una cosa di una difficoltà e di una lunghezza immane. La medicina che viene proposta è più pericolosa della malattia che abbiamo, perché la malattia c'è. Armelino, quali vantaggi nel suo caso della vittoria del sì e quindi dell'autonomia? Vorrei ribaccare che Paolo Cuma ha detto che non ci sono vantaggi sostanzialmente a rimanere assieme come a dividersi per lui. Invece
creare un comune autonomo di Mestre ha degli enormi vantaggi. In primo luogo, il vantaggio principale è dato dal fatto che avremo un'amministrazione che per un territorio molto vasto della terraferma avrà un comune, avrà degli amministratori e un sindaco dedicato alla città di Terni. Rimarco il fatto che sono due città completamente diverse, che hanno anche tradizioni diverse. Quello che è stato fatto, e mi dispiace che Paolo Cumma non dica le tradizioni di Mestre, Mestre aveva le sue grandi tradizioni, anche a Carnevale, e non solo a San Michele come patrono, ed è stato cancellato. Allora, quando si cancellano l'identità, le celebrazioni, le usanze di una popolazione, poco o tanta che sia, è mancare di rispetto. Non solo dico questo, ma dico anche da mestrino, e avendo sempre vissuto da Mestre, la cosa che mi fa tristezza è che non si riconoscono le origini che tutte queste persone, questi giornalisti, scrittori, non solo di Mestre, hanno scritto su Mestre, però la città non esiste. Questo è un quadro del Canaletto, ma non esiste, Mestre non esiste. Fa tristezza che delle persone che vivono a Mestre dicano questo. Fa tristezza anche il fatto, e vorrei rimarcare, che io da mestrino, bene o male, riconosco in Mestre la mia città. Venezia non è la mia città, non ho mai vissuto il Redentore, perché non lo sento mio, ma nulla contro Venezia e nulla contro i veneziani. I vantaggi sono enormi dal punto di vista delle imposte, delle tasse. Noi, ripeto, paghiamo una tassa rifiuti che è doppio di quella di Spetto, di Spinelli, Marcone, e la gestione dei rifiuti è fatta da un'unica società in tutta l'ex provincia di Venezia, nella città metropolitana, si chiama Veritas. Suddividere il territorio comunale in due comuni di Mestre e Venezia è di una facilità enorme, perché i servizi vengono gestiti già da società partecipate, si dividono i parchetti azionari, pagheremo metà della tassa rifiuti, certe attività pagheranno un terzo, perché un ristorante paga 13.500 euro a Mestre, ma se in Piazza San Marco posso capire che possa pagare, a Milano ne paga 4.000. Allora si vuole sistematicamente far morire commercialmente la città. Cosa accadrà di porto, aeroporto e casinò? Allora, bisogna chiarire subito che porto e aeroporto sono stati costruiti sui terreni demaniali e sono del demanio. Il porto è gestito dall'autorità portuale, gli amministratori sono nominati dal Ministero dei Trasporti, mentre per contro abbiamo l'aeroporto che è gestito da una società privata che si chiama Save e che è quotata in borsa. Questa società gestisce non solo gli aeroporti di Venezia Tessera, ma gestisce anche l'aeroporto di Treviso e anche quello di Verona. Allora, non si capisce per quale motivo debba essere di intralcio questo concetto, non c'è nessun problema. Save continuerà a gestire, non metteremo il filo spinato nelle dogane, assolutamente no. Però avremo un'amministrazione che permetterà a tutti i cittadini di pagare meno tasse e avranno una gestione dedicata. Porto, aeroporto, casinò, è così semplice oppure no? Credo che la semplicità non sia di questo mondo e soprattutto non sia di questo territorio. Tutti questi problemi saranno e sono complessi in ogni caso. Far credere che ci sia una semplicità di soluzione è profondamente sbagliato. Faccio un esempio sull'aeroporto. L'aeroporto crea un traffico enorme a passeggeri. Traffico enorme passeggeri che si ripercuote su un traffico acqueo sul canale di Tessera. Io personalmente, perché mi interesso più di quello che è prima del referendum, della situazione della laguna, a cui sono enormemente affezionato, è una delle principali cause dell'interramento di tutta l'area di laguna che è davanti a San Giuliano. Secondo i nostri calcoli, non fatti da Paolo Cumma, che non è un tecnico, è un povero perito meccanico, no? Ma da tecnici di alto livello con sondaggi e controlli, tra 20 anni quella laguna scomparirà davanti
a Mestre, davanti al Parco San Giuliano, non avremo più le lagune. E una delle principali cause è quella. Allora, se l'aeroporto e il Comune di Venezia non gliene fregherà, per ipotesi nulla, di intervenire sulla mitigazione di quel traffico, Mestre subirà un pesante affronto, cosa che per fortuna ultimamente si sta lavorando, si stanno ottenendo dei primi interventi, si stanno facendo dei progetti per eliminare questo problema. Ripeto, un problema che eliminerà una delle cose più belle che ha Mestre, tanto per dirne una. Kuman, allora lanciamo un appello, una sorta di appello, perché i cittadini dovrebbero votare per l'Unione nel suo caso? Per l'Unione, primo, perché siamo sempre stati uniti come territorio. Citavo nella mia intervista al Presidente un'antica canzone del 600, in cui si prefigura un uomo che parte da Mestre, da Marghera, e fa il giro di tutta quanta la città lagunare e torna indietro. Vive quel territorio in maniera completa e unita. Siamo sempre stati uniti, anche prima del 26, anche prima. Questo è sempre stato un territorio che aveva una necessità di gestione unica. Separarsi causerà una serie di cesure culturali e economiche estremamente dannose. Armellino, perché invece i cittadini dovrebbero votare per l'autonomia? Perché il concetto che ha espresso il signor Paolo Kuman confonde l'unità d'Italia con l'autonomia amministrativa di Mestre. Cioè, cosa voglio dire? Che Mestre era il comune fino al 1926 e ricreare, far rinascere il comune di Mestre con un'estrema tranquillità porterà ad avere sempre i rapporti con Venezia, anzi avremo rapporti migliori, avremo una collaborazione migliore, peraltro molti servizi verranno gestiti già tuttora con la condivisione di tutta la città metropolitana, di tutti i comuni della città metropolitana e oltre, perché Mogliano non fa parte della città metropolitana ma gestisce rifiuti con Veritas con tutta la città metropolitana, perché sostanzialmente rappresenta Mestre il 21% della popolazione e non possiamo permetterci di non essere rappresentati. Nella città metropolitana Mestre non conta assolutamente nulla, mentre, ripeto, Teglio Veneto, Annone Veneto, tutti gli altri comuni contano qualcosa, e finché non conteremo nulla nessuno farà una politica per Mestre, per sviluppare la città che ha delle enormi potenzialità. Peraltro, continuare dal dopoguerra in poi a sbagliare, nel senso di continuare con questa politica di unità che ha portato il disastro che vediamo, quindi uno spopolamento di Venezia e un degrado di Mestre, beh, errare umano, ma veramente perseverabile e diabolico. Io credo che bisogna dare veramente una scossa alla situazione e avere delle amministrazioni e un sindaco che amministri Mestre e che amministri Venezia, perché amare Mestre significa anche amare Venezia e amare Venezia significa anche amare Mestre. Questo è, bisogna riportare la politica ai cittadini e fargli capire che avendo un'amministrazione autonoma tutto cambierà e si svilupperà l'economia locale. Grazie mille a Paolo Kuman e grazie mille a Giovanni Albertini. Grazie.